qualunque vero architetto creativo è stato sempre un architetto moderno, in quanto ha sempre sistematicamente rifiutato i codici classici. Chiara, come ricordiamo bene, negli anni 80 anche in Italia, come poi in tutto il mondo, in seguito alla mostra di Portoghese a Venezia, si respirava questa atmosfera un po' neostoricista, postmodernista. Questo fu per Bruno Zevi un motivo di rabbia e reazione, no? In qualche modo. Che cosa vedeva lui, secondo te, in questa architettura? Rabbia e reazione mi sembra un eufemismo, diciamo. Che a me sembra che mentre molti hanno preso il postmoderno come un gioco, no? Finalmente non c'è più l'architettura seria, noiosa, la scatola, mettiamo un frontone, una colonna, eccetera. Per lui, mi ricordo, fu un vero affronto, no? Un vero insulto, cioè un insulto proprio all'architettura moderna che lui aveva sempre sostenuto. E quindi i toni della polemica furono veramente senza risparmio di colpi. E lui vedeva proprio il tradimento della modernità, il tradimento della sua idea di architettura, cioè non più l'architettura come spazio, ma l'architettura come decorazione, l'architettura come facciata. Infatti la famosa mostra di Venezia che tu citavi, cioè quella dell'80, la Via Novissima dei Portoghesi, quella mostra là è una mostra di facciate. Certo. No? E qui si passava, mi ricordo, questo corridoio in cui c'erano gli architetti, avevano fatto tante, tante facciate, e quindi era proprio il tradimento dell'idea dell'architettura come spazio interno, e come spazio vissuto. Tuo padre a interessarsi di più invece verso questo gruppo di architetti che in qualche modo cercavano di sviluppare in senso spaziale la tarda modernità come Eisenman. Sì, ci fu insomma uno iato di praticamente di 8 anni, perché tra l'80, la mostra dei Portoghesi, e l'88 fu questa guerra senza, appunto, come dicevo, senza risparmio di colpi. Dopodiché nell'88 ci fu questo fenomeno che lui, con la stessa, diciamo, nello stesso modo repentino, violento, impulsivo, sposò questa causa del decostruttivismo, perché ci fu questa mostra a New York al MoMA nell'88, e fra l'altro era stata curata fra gli altri da Philip Johnson, che era stato uno invece dei padrini del postmoderno, quindi il pentito Philip Johnson. È una mostra in cui invece di nuovo, no, c'era questa architettura frantumata, questi spazi contorti, conflittuali, no? Quindi c'era tutta una problematica che era veramente contraddiceva totalmente questa idea di architettura come decorazione. Però diciamo questa capacità di individuare il nemico con cui combattere, la forza polemica c'è stata sempre, no? Nella storia di Bruno Zevi. Sempre. Ricordi sempre. Altri episodi importanti? Sì, ma non solo nella... Quando scappò, diciamo, dall'università. Sì, non è solo la storia di Bruno Zevi, è proprio la storia anche di quella generazione, cioè di una generazione che si è formata sotto il fascismo e che quindi da giovanissimi si sono trovati a dire cos'era bene e cos'era il male, da che parte stare. Quella è una generazione che subito ha dovuto scegliere, no? È vero. E quindi questo qua secondo me li ha poi influenzati per tutta la vita a fare sempre delle scelte, insomma, questa idea di da che parte stare, che è una cosa che oggi non c'è più, perché oggi da che parte stai? Della destra, della sinistra, non lo so, tutto va bene, no? Un po', no? Sì, tutto è ammesso, tutto ha la stessa legittimità, no? Abbiamo un po' nella mostra, anche quando l'abbiamo raccontata, l'abbiamo sintetizzata come Bruno Zevi, come figura proprio tipica dell'intellettuale del Novecento. Esatto. No, questa mostra mi pare... impegnato del Novecento. Questa mostra veramente invece risponde alla sua personalità senza nessun dubbio. Insomma, non c'è nessuna ambiguità, ecco, in questa mostra. Si capisce benissimo anche nella scelta dei progetti
che sono state fatte, la scelta per la modernità, e poi tutta la storia raccontata intorno, no, che è una storia di antifascismo, di impegno, no, fino alla, diciamo, la militanza dai Giustizia e Libertà fino al Partito Radicale, no, è raccontato questo impegno.